Ciao ragazzi e benvenuti in questo quinto video in cui parleremo del tiro. Abbiamo già parlato delle differenze tra gli atomizzatori tank e dripper o anche bottom feeder, ma c'è un'altra importante differenziazione che contribuisce a rendere ogni atomizzatore un po' diverso dall'altro, e cioè il tiro. I vari atomizzatori possono essere suddivisi sostanzialmente in due grandi categorie: quelli da tiro polmonare, questo, e quelli da tiro guanciale, cioè questo. All'inizio dello svapo avevamo esclusivamente il tiro di guancia, che effettivamente contribuisce a simulare l'atto di tirare da una sigaretta, un qualcosa di molto stretto, molto contrastato. Con questi sistemi è possibile ottenere un'ottima resa aromatica anche a potenze molto basse e ovviamente resistenze molto alte. Adesso generalmente la resistenza si attesta intorno ad 1 ohm, tuttavia all'inizio c'erano resistenze anche di 1 ohm 8 o 2 ohm, 2 ohm 2. Per chi se le ricorda, prima c'erano delle resistenze davvero molto alte, anche perché le potenze generate dalle batterie erano molto più basse di quelle di adesso. Poi più si sono evolute le batterie e più si è iniziato a salire di potenza, quindi per gestire tutta questa potenza è stata necessaria una ariosità più alta per avere il giusto bilanciamento aria-vapore, la giusta miscela aria-vapore, e quindi si è passati gradualmente dal tiro di guancia al tiro polmonare. Piano piano poi, proprio perché si avevano degli atomizzatori sempre più ariosi e quindi anche delle potenze più alte, si è iniziato prima a twistare, quindi ad intrecciare i fili, e i primissimi a farlo sono stati i filippini, per ottenere dei diametri più ampi, o meglio l'equivalente di un diametro di filo più ampio, e poi piano piano si è iniziato anche ad utilizzare un filo già di base più grande, a salire sempre di più con le potenze, e ci si è spostati anche verso un tiro polmonare sempre più spinto. E così in America hanno coniato il termine cloud chasing, letteralmente la ricerca della nuvola. Però poi è stato coniato un termine anche per qualcosa di intermedio, qualcosa che sia sì polmonare ma che non sia così spinto, così poco contrastato come il cloud chasing, ed è nato il cosiddetto flavor chasing, cioè la ricerca dell'aroma. Le terminologie corrette che vengono utilizzate comunque sono sempre MTL, mouth to lung, per il tiro di guancia, e DL, direct lung, per il tiro di polmone. Quindi se trovate qualcosa del tipo MTL o DL sapete di cosa si sta parlando per quanto riguarda queste sigle. Ovviamente non è solo questione di contrasto del tiro, ma andando avanti e aumentando sempre di più la potenza e l'ariosità è stato possibile sperimentare liquidi sempre più complessi, i classici beveroni americani come li chiamiamo adesso, però all'inizio erano davvero una grande rivoluzione, e questo perché aumentando i diametri degli atomizzatori e delle loro camere ed aumentando la mole di aria che poteva essere portata all'interno della camera, è stato possibile ottenere una grande quantità di vapore ma senza innalzare troppo la temperatura, e quindi tutta quest'aria in eccesso ha contribuito a far espandere tutti i sapori e ad ottenere un aroma meno diretto, in modo tale da poter assaporare un liquido molto complesso. Per quanto riguarda invece le resistenze, vi basti sapere che gli atomizzatori MTL, quindi per lo svapo di guancia, montano generalmente una resistenza, e questa resistenza si attesta intorno all'ohm ancora oggi. Gli atomizzatori da flavor chasing, quindi con un tiro non eccessivamente libero ma con un po' di contrasto, montano generalmente una o due resistenze, e la resistenza totale si attesta di solito tra gli 0,3 e gli 0,6-0,7 ohm, dipende dall'atomizzatore e dalla configurazione che utilizzate e ovviamente dal liquido che andate a svapare all'interno. Mentre per quanto riguarda gli atomizzatori da cloud chasing si hanno potenze molto elevate, ariosità estreme, quasi senza contrasto ormai, e quindi la resistenza può essere quanto bassa si vuole ottenere.
anche intorno allo 0,10. Io sconsiglio comunque di scendere al di sotto di 0,10, specialmente se andate sul meccanico, anzi sul meccanico dovreste stare intorno allo 0,12-0,13, poi vi sarà tutto più chiaro quando parleremo della legge di Ohm, ma comunque lì potete sbizzarrirvi quanto volete. Bene, questo era tutto quello che avevo da dirvi sugli atomizzatori, io vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto anche per sostenere la serie. Ci vediamo al prossimo video in cui parleremo proprio di resistenze e di legge di Ohm. Ciao ragazzi!